Eccoci ragazzi, siamo tornati con un altro video. Questa volta andiamo a visualizzare un po' il lookalike di un giocatore che amo moltissimo perché, lo posso dire, sono laziale. Quindi, ex Lazio, ex Milan, difensore centrale fortissimo italiano. Stiamo parlando di Alessandro Nesta, eccolo qui. In sovraimpressione, in basso a destra la versione reale, quella dietro quella ricreata. Beh, la somiglianza c'è. Non è facile ovviamente emularlo al 100%, però ci abbiamo provato. Per quanto riguarda invece la parte proprio facciale, partiamo dai capelli. Vedete, ci sono due o tre versioni di capelli lunghi che lo ricordano sicuramente. Quelli corti non credo siano una buona scelta, quindi opterei per questo capello lungo. Per quanto riguarda le info, ragazzi, vi è andata a riguardare in maniera individuale, autonoma. Partiamo dalla colorazione della carnagione, la carnagione abbastanza chiara, non esagerando ovviamente. Per quanto riguarda le sopracciglia, non ho nulla da obiettare per la decisione di lasciarle così come sono praticamente. Bensì, ovviamente da notare gli occhi non distanti tra di loro, ma nemmeno vicinissimi, scuri. Il naso è una parte della sua faccia ben rimarcata. Grande ovviamente in lunghezza, non in larghezza. La parte della bocca possiamo definirla ampia, mettiamola così. Le orecchie di una dimensione abbastanza grande e il collo ben, come dire, slanciato. I capelli, ecco qua, ritorniamo un attimo sui capelli. Ripeto, questa scelta vostra, però ci sono due o tre capelli che vanno bene, questi li lasciamo. Per quanto riguarda il kit, ragazzi, andiamo di scarpino semplice o bianco o nero, vedete voi come vi piace di più. I calzini ovviamente corti, vecchio stampo, vecchio stile, grande Alessandro, te voglio bene, mannaggia te. La corsa, la default, credo che rispecchi più il suo andamento. E io lascerei così con l'immagine di Nesta. Certo, volevo mettere l'immagine della Lazio, con la maglia della Lazio, però poi sicuramente mi bombardavate di commenti, di messaggi privati, perché ero troppo di parte, allora ho lasciato quella del Milan. Ritorniamo qua con il mio faccione e vi dico un'ultima cosa, andate a seguire i nostri social, soprattutto Instagram, dove abbiamo notizie H24, sia tramite post, sia tramite storia, Facebook e Twitter per i risultati di tutte le partite e invece per quanto riguarda le live Twitch. Ragazzi, alla prossima, mettete qui la campanella attiva perché arriverà un altro video. Ciao!